Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video estivo, ok. Io sono Monica, makeup artist. Oggi che cosa faremo? Faremo una recensione sui prodottini Essence che non ho mai provato, che proverò oggi insieme a voi per la prima volta. E per l'occasione ho voluto fare un makeup da cerimonia. Ci vediamo se riesco a reggere fino a dopo la sigla con questo caldo. È arrivata l'estate, mamma mia ragazzi, come fate? Io veramente tanta ammirazione per chi adora questo periodo, ma non per chi adori questo periodo, proprio per chi riesca a sopportare queste temperature, perché è una cosa incredibile. Calcolate che ho tutto aperto, eh. Cosa andremo a fare oggi? Cosa andremo a fare se riuscirò a fare il video? Amo, abbiamo acceso tutto? È tutto pronto? Sicuro? Tutte le luci sono a posto, tutto acceso. Ok, mi ha dato l'ok, eh? Tutti i testimoni che mi ha dato l'ok. Va bene. Cosa andremo a fare oggi? Andremo a fare una full face di prodotti Essence. Essence che fa parte della famiglia Catrice. Io non ho mai provato questo brand, è la prima volta. Ho questi prodottini già da un paio di mesi, sempre che dico adesso faccio il video su Essence, adesso faccio il video su Essence, e poi dico sempre no vabbè adesso sta arrivando il caldo, allora facciamo prima un make-up estivo, quindi diciamo che do sempre la precedenza ai video che possano esservi proprio utili a livello pratico e tecnico, più che altro riguardante il mondo del make-up. Quindi vi dicevo, ho acquistato 2 mesi fa questi prodotti, ci sono alcune novità, altri sono dei best seller, mi è venuta bene, e solo un prodottino non è di Essence perché non l'ho acquistato visto che ce ne avevo già tanti, però ne useremo uno di Catrice che comunque fa parte della sua stessa famiglia. Sono prodotti che io ho sempre visto negli OVS store. E sinceramente non ho mai provato nulla perché, non lo so, mi sembravano un pochino, sapete, i trucchi per i bambini. Quindi mi davano sempre, cioè l'espositore di Essence mi ha sempre dato questa, non lo so, questa parvenza. Però ho visto ad esempio anche su Instagram che sono prodotti veramente molto amati, ma a livello mondiale, e quindi mi sono incuriosita e ho voluto prendere un po' di cosine per fare una full face. Vediamo un attimino che cosa ne uscirà fuori. Ci sono dei prodotti che hanno delle recensioni contrastanti, quindi vediamo, sono molto curiosa. Partiamo facendo una base. Io ho acquistato l'Essence Fresh and Fit Foundation Vitamin Complex e più niacinamide. Ok, ed ha una durata di 12 ore, dice qui dalla descrizione. Io ho comprato il numero 30, Fresh Honey, ed è questo qui. Allora, sul pack ci dice che è vegan, quindi di origini ed estratti naturali. Proviamolo. Io sono sempre sfortunata con i pump, spero... Funge. Ok, ho fatto 2 pump. Questa è la consistenza. Semiliquido. Avevo preparato anche la Beauty Blender perché non sapevo se tante volte fosse stato magari più consistente e più coprente. Invece, visto che è abbastanza semiliquido, utilizzerò un pennello. Si stende bene, la coprenza non è proprio massima e la cosa mi fa estremamente piacere perché sapete che io non sono amante dei mascheroni. Applico un altro pochino di prodotto. Mi sembra più una BB cream sinceramente perché è davvero poco coprente. Però secondo me per questo periodo è ottimo. Non ha un fattore di protezione solare all'interno, quindi sicuramente dovrete
andare a mettere una crema con fattore di protezione solare se vorrete utilizzarlo questo periodo. Ha un finish anche luminoso, quindi va comunque settato dopo. La colorazione è perfetta per me, meno male. Ogni tanto ci pio. No, più che altro il problema è quando uno acquista online e non ha dei tester a disposizione. E dove si prova il fondotinta? Eh? Eh? Che cosa? Qui sulla mano? No, 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 no. Qui il fondotinta si prova in questo punto qui. Per quale motivo? Perché comunque il viso e la mano hanno due colorazioni differenti. Non è attendibile la prova sulla mano. Ok. Molto leggero, basico proprio secondo me. Però non è male, vediamo se poi durante la giornata tenderà a lucidarsi o meno. Per quanto riguarda il correttore, ho preso lo Stay Natural Concealer. È un correttore, diciamo, dal pack un pochino particolare, è questo qui, e la colorazione è 20 Gentle Beige. Dovete sapere che Essence è famosa per avere i nomi più lunghi e più complicati dei prodotti. Quindi oggi sarà veramente una sfida. Eccolo qui. Allora, sapete perché ho preso questo correttore? Perché non ne avevo uno così ed ha praticamente questo pennellino in punta, quindi va girato qui sul fondo, il prodotto fuoriesce sul pennello e poi lo applicate. Ecco, vedete, ho fatto fuoriuscire un pochino di prodotto. Vediamo un po', è abbastanza chiaro. Però spero che non sia rosato, no, meno male, scusatemi. È comunque abbastanza giallino e quindi va bene. Oddio, lo vedo bello pastoso, eh? Cosa che a me mette sempre un po' in crisi. E lo sfumo con la Beauty Blender, meno male che l'ho preparata. E lo vado a picchiettare. Quindi è bello potente. Sì, questo correttore, per chi ama i correttori belli coprenti, è coprente. Spero che poi non vada a segnare. Comunque va bene, noi ci proviamo. Lo picchietto così col dito per togliere l'eccesso di prodotto. E andarlo anche a fissare meglio senza spostarlo in questo modo qui. Allora, visto che non voglio mettere il primer occhi, ma metto un po' di correttore, vediamo come performa anche come primer occhi. Tutto ok, amo? Sì, sì. Perché ogni tanto vedo che mi fa dei gesti da dietro la fotocamera, a volte o quando sono fuori fuoco, quando devo abbassare il tono della voce, quando lo devo alzare. Ma si può lavorare così, ma io mi posso sconcentrare con tutte queste cose? Io già devo pensare qua a quello che devo fare, no? Devo sventagliare. No, grazie. No, non sto sudando, stranamente. Vabbè, è una giornata leggermente più fresca rispetto a quella che abbiamo vissuto ieri. Ok, basta che già mi sono rotta le scatole di starmi a fare la base. Aspettate, do un'altra botta così, anche al fondotinta, così tolgo tutte le strisciate che possa avermi fatto il pennello. Eccoci qua, passiamo alla cipria. Allora, questa è la All About Matte Fixing Compact Powder. Perché Essence? Perché mi devi complicare la vita? Ed è questa qui. Questa qui è una cipria traslucida, quindi trasparente. Non resta bianca, come vi dico sempre. Spero! Non l'ho ancora provata, spero! Spero che non mi faccia effetto cerone. Ok,
la vado a prelevare col pennello, quello da cipria, spero di aver preso, sì, giusto. Ok, vi devo dire che questo fondotinta comincia a piacermi, perché a mano che si assorbiva, oddio, la cipria spolvera un bel pochino, rispetto a quella di Catrice. Nel frattempo, chi poteva arrivare? La mia assistente Maria Impiccetta, che sta studiando l'attrezzatura. Allora, questa cipria vi devo dire che è bella, mi piace, molto mattificante, molto levigante, però spolvera parecchio come la tocco col pennello, però vabbè, ci sta, dai. Qui ho fatto, sembra come se avessi impastato la pizza, perché ho riempito il tavolo di polvere bianca. Ok, diciamo che mi piace, la cipria mi piace molto. Brava Essence, sulla cipria mi sei piaciuta veramente tanto. Allora, adesso devo alzare un attimo la coda di Maria Impiccetta, perché ha messo praticamente il culotto sopra i prodotti. E mentre muove la coda mi sposta tutto. Allora, facciamo un po' di conto, che mi stai anche distraendo, tra l'altro. Ok, facciamo un po' di contour. Per quanto riguarda il contour, ho il Contouring Duo Palette. Wow, tre parole, non ci posso credere. Ed è nella colorazione 10, Lighter Skin. O potevano schiare un po' più piccolo, va bene. Comunque il pack è questo, penso che conosciate benissimo questo prodotto, l'avrete visto già chissà quante volte, no? Ok, do sempre un'occhiata in alto per vedere se vedete il prodotto bene, se sono messa a fuoco. Ok, il mio compagno mi fa... Va bene, allora togliamo il pennello da fondotinta, perché io poi li confondo e li mischio. Vado a prendere il marroncino, che è un marrone freddo. È un marrone freddo, la cosa mi preoccupa un po', perché io ingrigisco un pochino con i toni freddi del marrone, però va bene, dopo scalderemo. In effetti un po' vedete che tende ad ingrigirmi, però il contour si fa comunque con polveri e creme dai toni freddi. Solo che effettivamente non ho preso un bronzer per andare a scaldare, ma non fa niente, faremo col fard. Però è bello, nel senso, comunque mi sta piacendo, vi dirò. Ci sono polveri fredde che mi hanno ingrigita molto molto di più. È molto molto pigmentato, quindi bisogna andarci abbastanza piano. Facciamo un leggerissimo contour anche con il naso. Io lo faccio sempre così, ma proprio per farlo leggero, leggero. Perché poi non tutti i nasi necessitano di contour, eh? Quindi non è che adesso perché vada di moda l'ho fatto su chiunque. No. Vi dirò, ok, ne ho messo poco perché è molto molto pigmentato, però si sfuma anche bene, quindi non ha fatto macchia, bello 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 bello. Infatti avevo sentito delle recensioni positive su questo prodotto. Adesso prendo anche un pochino della polvere, quella più chiara, e vado a fare un po' di highlighting alcuni punti. C'ho sti cerchi che il mio compagno chiama le altalene per gli uccellini, che mi stanno dando un po' di impiccio. Queste altalene per i pappagallini. Ok. No, vi dirò che non ha nemmeno spolverato questo prodotto. Brava Essence, mi piace, t'avevo sottovalutata. Oh, adesso arriviamo al pezzo forte della collezione. No, prima mi metto un po' di blush, scusate, utilizzo questo qui di Catrice, così rimango sempre nella loro famiglia. Questo è il Blush Box, c'è sta un'altra scritta in inglese, ma evito di pronunciare, evito di leggerla, che è meglio, chi meglio. Mettiamo un po' di questo fard, ecco già un po' di fard rosatino, va un pochino
a darmi una parvenza salutare. Bello, eh? Bello, bello, bello. Ma va bene, si sposa anche bene col colore freddo del contour. Meno male, meno male. Ecco, già mi vedo meglio. Ok. Arriviamo al pezzo forte. Troppo bella. Io l'ho vista usata anche da Mr. Daniel, se non sbaglio, uno dei truccatori che proprio io amo alla follia. Credo che, cioè, secondo me è il migliore proprio che ci sia adesso in circolazione. L'ho vista usata da lui ed era rimasto veramente entusiasta, quindi vediamo, proviamola. Questa è la Choose Your Glow Highlighter Palette, questa qui, ed ha tre illuminanti pazzeschi, ma guardate, non so come caspita a girarla, ok, guardate che belli, io vorrei farveli vedere proprio da vicino, dopo vi zoomerò l'immagine perché sono spettacolari, sembrano dei lingotti. Mi piacciono tantissimo, poi sono tre colorazioni che si possono utilizzare sempre perché sono chiare. Allora abbiamo proprio questa qui centrale che ha un color champagne, abbiamo questa che è rosatina e questa che è un beigeolino, ma sono proprio belli, belli. E quello, diciamo, quello centrale, il color champagne, non so se adesso in camera si veda bene, però anche dei riflessi dorati, stupendo. E infatti voglio andare a utilizzare proprio questo. Allora, prendiamo questo pennellino che giustamente non avevo pulito in precedenza. Giustamente. No, sapete che faccio? Se ritrovo... Ok, lo faccio proprio col pennello con cui ho applicato le polveri. Io mi trovo meglio con questo. Non utilizzo né quello a ventaglio né lo sfumino piccolo, perché questo mi piace di più. Belli carichi. Allora, non sono specchiatissimi, però sono belli, danno veramente un bello effetto. Che bello questo colore. Adesso poi lo utilizzerò anche sugli occhi per dare i punti luce. Bello, bello, bello. Bello, che ne dite? Mi piace? A me molto. Bella, bella. Questa è proprio... Questa è proprio una chicca, questa è proprio una chicca, bella, 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 molto, 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 ho detto molto, molto performante. Metto di qua così so di averla utilizzata. Passiamo agli occhi. Questa è una palette che ha delle recensioni controverse, nel senso, ho visto dei video in cui impazzivano per questa palette e altre persone che non erano molto entusiaste. Comunque questa è la I like to move it, move it. Move perché comunque si riferisce ai colori malva ed è questa qui. Ho preso questa palettina perché le altre che c'erano sul sito, ho acquistato tutto su Pink Panda, che tra l'altro trovo che sia il sito con maggiori sconti, perché ho guardato anche su Notino, su Douglas, e Pink Panda ha sempre veramente degli sconti pazzeschi, a parte che se poi fate un acquisto, nel successivo acquisto avete sempre un 20% di sconto in più. Ho preso questa qui perché sinceramente le altre palette non mi ispiravano tanto, ma non mi ispiravano tanto per il pack, perché non mi piacciono quei pack con i disegnini tipo Disney, queste cose qua. Quindi questa era la più semplice e mi piacevano tantissimo i colori, perché di questa c'è verde, c'è azzurra e c'è anche, mi sembra, sul marrone e arancio. Però volevo prendere questa qui perché adoro questi colori. Adoro questi colori e poi li trovo molto belli anche per un make-up da cerimonia. Infatti oggi volevo proprio fare questo, un make-up da cerimonia, visto che siamo già proprio, penso, nel periodo più alto delle cerimonie. Allora, vediamo un attimino. Questa palette ha uno specchietto, già la cosa mi piace, ha tre cialdine opache e tre... Allora, non voglio dire shimmer, perché le ho provate, diciamo, sulla mano, le ho swatchate e sono satinate, non sono estremamente luminose, però performano. Inizio a dare un po' di transizione con questo beigeolino qui, opaco, opaco, rigorosamente opaco. Spolvero qui, sennò il mio compagno mi fa il cazzettone. Porca miseria, sembrava più chiaro e meno scrivente. Ok, continuo perché abbiamo dovuto riavviare la registrazione. Perché la nostra fotocamera ti concede 20 minuti
e poi smette di riprendere, quindi è per questo che ho un po' di difficoltà a registrare da sola. E quindi dopo 20 minuti dobbiamo riavviare la registrazione. Intanto Maria in piccetta piagnucola perché sicuramente deve... Questa è l'ora delle ninne per Maria in piccetta e quindi magari vuole che o le apra il mio armadio o vada ad alzarle la sua copertina, perché giustamente con 40 gradi di caldo lei dorme sotto la copertina. So gatti. Oh, che bellino questo colore, mi piace. Non è brutto, è bello. Mi piace. Yeah, bello, meno male. Allora, spolverano un pochino, ma come tutti gli ombretti del resto. Ok, allora non c'è un colore molto scuro nella palette, quindi voglio provare con questo grigino a fare un pochino di intensità, ma sinceramente ve lo dico proprio de core, la vedo un po' dura. Ma perché non mettono in ogni palette almeno una cialda scura o di marrone color caffè o grigio antracite o nero o blu scuro o viola scuro, cioè, e questo non capisco. Senza i colori scuri, crei solo make-up naturali. Ma allora, mi sta piacendo, vi devo dire che rispetto alla palette, a come sembrano visivamente, poi quando li applicate scrivono. Mi piace pure sto colore, allora sta facendo un pochino di fallout. Ok. Vi dicevo, ci sono delle palette meravigliose con tanti colori. Porca miseria, magari con 45 colori di palette non ce n'è una scura. Io non me la spiego sta cosa. E poi penso e spero che le aziende cosmetiche si avvalgano comunque del supporto di professionisti del campo per creare le palette. E non riesco a capire perché nel 90% delle palette mancano proprio sti colori scuri. Lo devo fare io un brand, lo devo creare io un brand e ve le faccio io le palette come si deve. Che insomma, dopo quasi 30 anni di lavoro, penso insomma di capirci qualcosina, no? Vi dirò che è bellino sto colore, molto, molto bellino. Solo che questo colore fa parecchio fallout nonostante lo spolveri, lo scarichi prima di usarlo. Ok, vado solamente un pochino qua nella piega, metà palpebra mobile e lo sfumo. Sì, infatti fa parecchio fallout nonostante scarichi il pennello, quindi non tanto good. Ok, vediamo un po', per dare un po' di luce voglio utilizzare, no, utilizzo allora questo shimmer barra perlato satinato, non so, adesso vediamo, metallizzato, questo viola un pochino più scuro. Ma questo giustamente è un make up più adatto per un make up look cerimonia da giorno. Oddio raga, boh. Quando lo prendo poi e lo applico sembra più opaco. Non c'è proprio nulla, nemmeno di satinato. Capisco adesso perché le recensioni erano contrastanti. Allora, riprendo un attimino un po' di grigio. Ok, lo rimetto qui perché per mettere questo violino non ha tenuto nemmeno il grigio. Comunque, vabbè. Meno male che l'ho pagata pochissimo, mi sembra insomma intorno alle 4 euro, quindi non ho sprecato i miei soldi. Anche perché quel beigeolino iniziale mi piaceva proprio tanto. Adesso provo ad applicare quest'altro viola un pochino più chiaro, vediamo se riesco a salvare un po' la situazione. Ok, questo è satinato,
Sì, un po' di perlescenza la dà, la mettiamo proprio qua al centro, ok? Adesso vado a sistemare un pochino il look con l'illuminante. Ok, vedete che ha già dato un pochino di luce a questo look. Lo picchietto perché non vorrei andare a togliere le basi. Secondo me ho sbagliato a settare la palpebra, perché questi prodotti hanno bisogno proprio del primer così nudo e crudo a diretto contatto. Secondo me performano di più se uno non va a settare. Allora, adesso prendo questo pennello piatto, sempre quel grigino, che è l'unico scuro della palette, e vado anche, lo passo anche qui sotto. Allora, il make-up in sé per sé mi sta anche piacendo, perché sono colori che io adoro. Però diciamo che la performance proprio delle cialdine non è il top, non è proprio il top. Va bene, questa è andata. Riprendo un attimino questa meravigliosa palette di illuminanti. Prendo un pennellino fino. Vado a darmi un punto luce qui all'interno. Ci sono andata troppo pesante. Ok. Infatti, sono andata. Pensavo, ero rimasta comunque con l'idea degli ombretti, quindi ho calcato un po' di più e ci sono andata un po' troppo pesantini. Babini. Babini, va bene. Vediamo se riusciamo, ecco, a salvare un po' sta situation. Passiamola anche qui sotto. Ho preso sempre la cialdina centrale, quella un po' dorata. Diciamo che fa un pochino meglio, un pochino meglio, su, un pochino meglio, un pochino. Ok, va bene. Però per una cerimonia non è male come look. A me sta piacendo, mi sta piacendo. Allora, adesso proviamo le matite. La matita è la Long Lasting Eye Pencil Hot Chocolate, è la colorazione, quindi ho preso un marrone 18 ore waterproof ed è questa qui. Automatica, perché sapete, conoscete la mia avversione, il temperino. Ok, vediamo un po' se scrive. Allora, all'interno della rima ha scritto, adesso vediamo se scriverà anche sugli ombretti. Per me sia una matita che un eyeliner performante devono scrivere sugli ombretti. Io giustamente un eyeliner prima di applicare gli ombretti non lo posso mettere, no? Quindi. Allora, scrive, scrive e mi piace anche tanto. Scrive, scrive bene, bella burrosa, cremosa. Tra l'altro, una matita che veramente ho pagato una stupidata, credo nemmeno 2 euro, 1,40 euro, una cosa del genere. Poi vabbè, magari l'avrò presa anche con. In un periodo di sconto sui prodotti Essence, su Pig, su, sì, su Pig, su Pig, su Pig Panda, su Pink Panda, ok? Chiedo scusa a Pink Panda. Vabbè, se non ci divertiamo un po', che stiamo a fa'? Giusto, è giusto, proprio un pochino, vedete, non mi faccio una super codona lunga. Madonna, io vedo certi eyeliner, raga, a proposito. Vabbè, non mi fate parlare perché non sono di indole polemica, quindi ma faccio i fatti miei. Allora, per quanto riguarda il mascara, ho comprato il Get Big Lashes Volume Curl Mascara. Lash lifting. Ah, vediamo se è proprio lifting. Allora, questo è il pack.
Anche questo l'ho pagato una stupidata, mi sembra 2,99 euro o 3,99 euro, ma non mi ricordo perché ho fatto l'acquisto un paio di mesi fa. Ecco, scusate, sarà la menopausa. Un po' il caldo, un po' la menopausa. Un mix proprio... Ok, vediamo lo scovolino, lo scovolino. Oh wow, raga, è cicciotto, è cicciotto. Io adoro gli scovolini cicciotti. Cosa ci facciamo con quegli scovolini così rinsecchiti? Non lo so, che non applicano nulla. Allora, è ovvio che uno scovolino così grande rischi di andarci a sporcare la palpebra mobile, ma noi guardiamo in basso e applichiamo lo stesso. Qui, ecco, io sempre così faccio, vedete, predico bene e razzolo male, cosa sbagliatissima. Ok, partiamo prima dalla radice e andiamo su. Scusate, mi viene ancora da ridere per il pig. Prima o poi mi lincerà qualcuno. Chiedo umilmente scusa, chiedo venia, chiedo venia. Che non è nuvenia, eh. Chiedo venia, no nuvenia, ok. Mi ha fatto tanto 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 piacere il commento di una persona di voi che mi segue sull'ultimo video che ho postato. Qual era? Ah, quello sul make-up estivo. In cui mi diceva che si era divertita molto, la cosa mi ha fatto molto piacere perché abbiamo bisogno di un po' di spensieratezza. Facciamo le labbra, tolgo il lip balm. No, non è venuto una cagata, non è venuto tanto male. Ok, allora utilizzo la Essence Soft and Precise Lip Pencil. Sto migliorando un pochino questo inglese, nella colorazione My Way, che è la canzone di Sinatra. Ecco qui, questo è il colore, sempre rigorosamente automatica, io ormai le acquisto solo... No, no, non è automatica, si timpila! No, delusione! Ah, devo pure temperare, se vede che l'avrò pure usata e manco me lo ricordavo, scusate, piglio temperino. No, come ho fatto a comprare una matita che si tempera? Adesso ricordo vagamente di averla provata. Ok, proviamola. È un po' duretta la mina. Non me fa impazzire, lo dico subito. E intanto c'ho la coniglia che sta scavando qui sotto al tavolo. Ma noi siamo una big family e quindi devono partecipare tutti. Allora, non è morbida e scrive a tratti. Ecco perché io preferisco le matite automatiche, perché le mine sono morbide. Però vabbè, ci sono anche matite che si temperano molto performanti, come vi ho fatto vedere nell'ultimo video, quella di Mua Academy, fantastica. Vabbè, allora questo è un prodottino nuovo che Essence ha tirato fuori da poco ed è il rossetto Hydra Matte Lipstick. Questo qui, credo che lo riconosciate dal pack. Ho preso questa colorazione che mi sembrava più calda sul sito, invece è un marrone freddo che sbatterà un po' con la matita, ma noi no, questo ci abbiamo, quindi usiamo questo. Ed è nella colorazione 402 Honey sotto la Y. Non so che cavolo significhi, ma vabbè. Oddio, color miele, questo non mi sembra tanto color miele, comunque. Infatti sbatte un po' con la matita, che è un colore caldo. Sa di anguria. Buono. Non so se sia anguria o roba chimica, comunque. Il sapore non è male. Siamo arrivati
La votazione. No. Tesoro mio, mi devi mettere i numerini che girano qui a fianco. Ma dispiace, ma devi mettere il numero. Gira altro. Ah, ti gira altro oltre. Beh, fateli girare insieme ai numeri. Allora, diamo la votation al fondotinta. Ho trovato cosa significa STLY. Ok, dimmi, STLY ha trovato il significato. Same time last year, come lo scorso anno. Meno male che non l'abbiano scritto per lungo. Così mi hanno risparmiato sta figura DM. Allora, il fondotinta Fresh and Fit Foundation Vitamin Complex e nella colorazione 30 Fresh Honey. Allora, 8. Gli do un 8 perché a me questo tipo di fondotinta molto leggero, poco coprente, piace. Piace perché voglio solo che vada a, diciamo, uniformare l'incarnato e a coprire un pochino le discromie, e questo l'ha fatto. Mi piace anche il fatto che una volta che si è assorbito, che si è asciugato, non sia rimasto estremamente olioso. Quindi diciamo che mi piace. Gli do un 8 solamente perché non ha un fattore di protezione solare, che in questo periodo è fondamentale, e perché essendo un fresh avrebbe dovuto averlo, un fresh, quindi è studiato, diciamo, appositamente per l'estate. Però ad esempio per una pelle mista grassa come la mia, io trovo che sia performante, molto buono, efficace, quindi un bel 8 glielo diamo. Che cosa abbiamo adesso? Il correttore. Il correttore, vi devo dire che mi sta piacendo molto. Non è andato a segnare, è coprente e soprattutto non va a seccare la zona qui sottostante l'occhio. Quindi mi è piaciuto, gli do un bel 9. Sei contento, amo, che non sto dando il 10? Perché il 10 per lui è un pochino complicato. Comunque, vabbè, se c'è da dare un 10 lo do, cioè non mi faccio questo problema. La cipria si prende un bel 9 ed è la All About Matte Fixing Compact Powder, questa qui, cipria translucida. Le do un 9 solamente perché spolvera in cialda, quindi per essere una cipria compatta magari non mi aspetto che spolveri così tanto, però il suo lavoro lo fa e lo fa anche bene. Arriviamo al Contour Palette. Un bel 9, mi è piaciuta veramente tanto. Contouring Duo Palette, che mona riesco a aprire, scusate. Le unghie lunghe, a volte sono comode, a volte no. Ecco, nel frattempo sono scesi i croccantini della mia coniglietta nella sua ciotolina. E va bene, questo è il bello della diretta, ed è il bello di essere una big family. Vai Grace, vai, sono scesi i croccantini, vai patatona. E tra l'altro è un po' vecchiotta, quindi un po' sorda, un po' non ci vede, un po' non ci sente. Ok, dicevo che le do un bel 9, bellissima, mi piace tantissimo. Vi ripeto la colorazione, che è la 10 Lighter Skin, molto molto bella. Ok, allora qui amo il 10 me lo devi mettere, perché questa palette la trovo stupenda, sia per quanto riguarda il pack, che io di solito il pack non lo tengo molto in considerazione, ma questo mi piace, sia il pack che la performance delle polveri, bellissima, 10, 10, 10. Questa ve la dovete comprare, questa la dovete comprare. Poi c'è pure parecchio prodotto, cioè guardate quanto prodotto c'è all'interno di questa palette. C'è lo specchio, cioè ma che vogliamo di più? Che vogliamo? Che pretendiamo da un prodotto più di questo? Per quanto riguarda la palette occhi, 6 perché sono rimasta delusa da alcune cialde, queste qui satinate. Questa qui satinata proprio è opaca, non è satinata quando l'andate ad applicare, però mi sono piaciuti i colori opachi, sono sfumati bene. Nonostante tutto un bel look penso che sia venuto, a me piace, poi questi colori penso che mi stiano particolarmente bene. È venuto un look abbastanza carino, bello anche per una cerimonia, io trovo che sia anche molto elegante. Però purtroppo mi hanno delusa proprio le cialdine, quelle satinate. L'ultima che ho provato, la seconda cialdina, mi è piaciuta abbastanza perché ha salvato un po' la situazione, però dicevo,
Però è una palettina che chi è alle prime armi può tranquillamente utilizzare e comprare perché costa anche poco. Voglio dire, un look alla fine riesce a farlo, quindi la sufficienza gliela diamo a questa palettina. Che cosa c'ho da farvi vedere ora? Il mascara. Il mascara vi devo dire che mi sta piacendo, quindi si prende un bel 9. Si prende un bel 9 perché ha lo scovolino che piace a me, bello cicciotto corposo che va a prendere proprio il prodotto. Oh, che non devo star lì a fare 8000 passate. Bello, bello, mi piace. La matita occhi, marrone, stupenda. La long lasting, vabbè, inutile che vi stia a ripetere tutto quanto, un bel 9 perché è molto morbida, molto cremosa, performante, scrive bene sugli ombretti, che è la cosa fondamentale per le matite e per gli eyeliner. La matita labbra non mi è piaciuta per niente, 4 proprio per non distruggerla, perché scrive malissimo, tratteggia, quando scrive è dura, quindi lasciate perdere questo prodotto, proprio almeno a me non è piaciuto, poi fate voi, sempre un mio parere molto molto personale, magari ci sono matite, essence, labbra che scrivono molto meglio, che performano molto meglio, adesso non so se abbiano anche quelle automatiche, poi darò un'occhiata. Quindi l'unica cosa che boccio è veramente la matita labbra. Per quanto riguarda il rossetto, l'Hydra Matte, mi piace, mi sta piacendo. Non lo so, adesso dovrò vedere come performerà. Io intanto un 7 glielo voglio dare. È un rossetto opaco, ho sbagliato la colorazione perché pensavo fosse più calda per abbinare alla matita, però tutto sommato, miscelando insomma i due colori, non è venuta una schifezza, insomma. Quindi un bel 7 glielo diamo. Il video è terminato. Voglio fare una cosa così controcorrente. Non lasciatemi like, non iscrivetevi al mio canale, non attivate la campanella delle notifiche perché le notifiche sono una rottura sul cellulare. Quindi se vi è piaciuto il mio video, ci vediamo alla prossima. Ciao!